Mister Fausto Scarpitti, insomma, dopo queste due sconfitte consecutive bisognava ritornare alla vittoria, anche se era una partita comunque da non sottovalutare. Questo è ossigeno per noi. Dopo le due sconfitte, dopo la settimana, le due settimane perché c'è stata la sosta, di duro lavoro, questa squadra, questi ragazzi avevano bisogno di raccogliere finalmente i frutti del grande lavoro che stanno svolgendo. Sono molto molto contento per loro, perché se lo meritano, meritiamo di passare un Natale più tranquilli, più contenti. E quindi diciamo che alla fine il risultato giusto, meritato, abbiamo dato anche spettacolo. L'avversaria poteva essere pericolosa, per fortuna grazie a un approccio di gara importante siamo riusciti a tenerli subito sotto e quindi la partita si è incanalata in maniera corretta per noi. Ecco, è terminato il girone di andata, un bilancio su questa prima parte di campionato? Allora, il bilancio sostanzialmente per quanto mi riguarda non è negativo, perché a me dispiace aver perso l'occasione di approdare alle qualificazioni delle Final Eight, che era l'obiettivo immediato che si poteva nel girone d'andata. Però sicuramente se vado a valutare le prestazioni, questa squadra mi è mancata soltanto a Ciampino. Per il resto, anche nell'altra sconfitta subita in casa con l'Ebole avevamo fatto un'ottima gara, anche nella partita pareggiata Ossa avevamo fatto un'ottima gara, sempre meritando di vincere. Quindi io alla fine, se devo tracciare un bilancio della mia permanenza qui, è sicuramente positivo. Ecco, invece per quanto riguarda il mercato di Ciambrino, che risultati ha portato? Allora, ci hanno lasciato due ragazzi per bene, utili sicuramente alla causa, questo dispiace. Abbiamo buttato dentro Giovanni Palumbo, che mi sembra che è entrato subito bene nei meccanismi, ci ha dato già oggi una buona mano. Poi vedremo, senza nessun assillo, se eventualmente si creano le basi per inserire un altro giocatore, quindi sostituire completamente a livello numerico i partenti, bene, altrimenti andremo avanti così. Cioè, questa è una squadra che rimane valida e che può dire la sua contro ogni avversario.